si noti la posizione di Zeno Colò in discesa, posizione arretrata, molto raccolta, che consente la massima scorrevolezza, posizione naturale in Zeno e successivamente studiata nel tunnel del vento dai francesi, da questi leggermente modificata e pubblicizzata come posizione a uovo. La differenza consisteva in una maggiore inclinazione del busto in avanti, che dava una migliore penetrazione aerodinamica, ma aveva l'inconveniente di caricare eccessivamente le punte degli sci. Oggi tutti i grandi campioni sono tornati clamorosamente alla posizione più arretrata, diciamo alla Zeno Colò. Collina di Norefield, 1952, Giochi Olimpici di Oslo. La travolgente discesa di Zeno Colò. Un documento veramente meraviglioso, che ci fa rabbrividire, perché ancora oggi vediamo la potenza, vediamo lo stile, vediamo tutto quello che possiamo vedere nei migliori campioni attuali. Perché Zeno è sempre attuale, è lo Zeno del 1952, ma potrebbe essere il Killy, potrebbe essere lo Schranz del 1971. Siamo vicini all'arrivo, a ribasso del traguardo. L'ha tagliato, ha vinto. Tutti lo applaudono, lo stringono. I reali di Norvegia sono con lui. Zeno ha colto un'altra vittoria. Aspen 1950. Campionati del mondo di discesa libera. Zeno assaggia la scorrevolezza degli sci. Quegli sci che gli daranno la prima medaglia d'oro. Una delle più terribili discese mai effettuate fino ad oggi. Cadono campioni dello sci mondiale. Henri Oreiller, Désiré Lacroix, Dorman Kohler, Engon Schepp, una pista dannata. La gara di discesa più dura della storia dello sci.